Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti su InSport. Naturalmente anche questo video senza editing. Sto registrando alle 10:30 di sera. Anche questo, vabbè, dagli ultimi video che avete visto, adesso non diventate, non ho controllato, saranno circa le 11:50 comunque. Non posso fare tanto casino, non posso gridare perché di là stanno dormendo. Però volevo portare, è l'unico momento in cui posso registrare perché la mattina ci sono dei trapani. Nei video precedenti li avete sentiti, dei trapani nel senso che nel palazzo, nella casa qua a fianco, stanno distruggendo il mondo, questo mondo e quell'altro, e non lo so, sembra praticamente, fanno più rumore loro che nello scontro finale di Avengers Endgame. Quindi detto questo ragazzi, questo è l'unico momento in cui c'è un po' di pace, si sente, c'è silenzio, torniamo a noi. Allenarsi con la febbre e allenarsi sugli infortuni. Io mi diverto quando praticamente scorrendo sulle pagine Facebook o Instagram, più Facebook però, trovo ragazzi, senza fare il nome del gruppo, che era nato per una cosa bellissima, poi si è andato ad imputtaniare questo gruppo, vabbè lasciamo stare. Ragazzi, ho la febbre a 38,5, a 39, vorrei allenarmi, voi cosa mi consigliate? Risposta del tizio X: sì, vai ad allenarti, il sudore ti fa raffreddare più velocemente. Sì, allenati, a me non succede nulla. Sì, puoi andarti ad allenare, l'importante è che salti gambe. Allora, facciamo un po' di chiarezza. La febbre è un innalzamento, è una risposta immunitaria fondamentalmente, è una risposta ad un'infezione o comunque ad un virus, insomma, si innalza la temperatura ad un raffreddamento. Insomma, la febbre viene per tanti tipi di motivi, ma di base è un innalzamento di che cosa? Della temperatura corporea, ok? Poi varia, di solito noi ci orientiamo intorno ai 36,5 gradi, fino ai 37 viene considerata fisiologica, anche 37,5 in alcuni casi, tipo durante l'allenamento, però sui 38 viene già considerata febbre. Naturalmente poi la febbre può essere tipo appunto infiammatorio, può essere dovuta ad un'infezione, può essere, ci sono batteri, insomma diversi tipi di forma, ecco, possiamo dire, ma tutti quanti sono caratterizzate dall'innalzamento della temperatura e a seconda se è più o meno grave, ha delle ripercussioni, cioè nel senso magari una febbre a 40 ti distrugge fondamentalmente, una febbre a 38,5 forse neanche la senti, ok? Io vi dico una cosa molto chiara: allenarsi con la febbre non fa assolutamente bene, non per qualcosa, però la febbre di base ti destabilizza, porta della stanchezza, porta dei dolori articolari, porta anche una mancata lucidità in alcuni casi, porta spossatezza, appunto la stanchezza l'ho detto, porta mancanza di appetito. Allenarsi con la febbre non fa bene, ok? Soprattutto se si alza in determinati casi. Ci sono delle persone che ho visto allenarsi con la febbre e dicevano che sentivano giovamento, anche se io dopo l'allenamento che avevano fatto con la febbre non li ho visti in palestra per altri 3 giorni. Io quello che vi posso dire è questo: il corpo manda dei segnali che sono abbastanza chiari, ok? Quando il corpo ha bisogno di riposo ve lo fa capire, ok? Quando il corpo ha bisogno di movimento ve lo fa capire. Durante la febbre la cosa più naturale è quella di riposare e cercare di farla passare più velocemente possibile, ok? Qua si può ricorrere comunque a sia all'alimentazione in primis, ma soprattutto a dei piccoli integratori tipo di vitamina C e quant'altro, vitamina B anche, ma soprattutto anche tipo ad elementi come la tachipirina. Sempre se non sono presenti altri tipi di, tipo che ne so, del vomito fondamentalmente, se non si è presente della dissenteria, insomma, quindi fondamentalmente allenarsi con la febbre non è proprio il top. Io quello che vi posso consigliare è: se avete la febbre, statevi a casa 2-3 giorni, non succede assolutamente niente, vi curate, evitate una ricaduta, vi sentirete sicuramente meglio e quando ritornate in palestra ripomperete di più di prima che avevate lasciato. Semplicemente questo, ok? Allenamento con gli infortuni, altro tipo di discorso. Io mi sono allenato con un dito rotto e mi sono allenato pure con un ginocchio fuori uso. Vi posso garantire che qua il discorso è ben diverso. Io
tornassi indietro forse non lo rifarei, per un semplice motivo, perché questo allenamento con determinati tipi di infortuni mi ha portato un rallentamento paradossalmente della prognosi. Cioè, nel senso, giustamente avere un ginocchio dove per forza di cose quando caricavi i manubri li posavi qua, oppure un dito che aveva sempre, era già rotto, aveva un tendine rotto, poi ringrazio Dio si è riattaccato da solo, era praticamente tutto però fracassato così, tutto storto. Ecco, avere sempre praticamente questo dito che premeva, 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 ecco, non è stato il massimo. Tornassi indietro, e questo l'ho provato su di me, ragazzi, poi ognuno fa quello che cazzo vuole fondamentalmente, io sto portando le mie esperienze, mi ha portato un rallentamento. Perché? Perché il muscolo aveva bisogno proprio di riposare, aveva bisogno di rigenerarsi, a livello tendineo c'era bisogno comunque di che si riattaccasse, comunque che stava fermo, infatti è stato steccato, però comunque aveva un bilanciere che provava a chiudere, rimaneva così, sembra che stavo facendo un gestaccio a qualcuno. Ecco, mi ha portato un leggero rallentamento e anche un po' di insicurezza, devo essere sincero, in un secondo momento, quando ho iniziato a togliere sia la stecca che il tutore. Quindi io quello che vi posso dire è, se avete infortuni, avete voglia di allenarvi, lo so, io lo sto provando in questo momento, però vi dovete rendere conto che il corpo ha bisogno di riposare, di recuperare. Per quanto possa essere difficile, prendetevi il vostro tempo. Ogni organismo è diverso, ogni organismo è diverso. Può darsi che lo stesso infortunio su 5 persone passi in 20 modi diversi, ok? Ad uno in 3 giorni, uno in un mese. Non c'entra niente, ogni corpo è diverso, risponde in maniera diversa, quindi quello che vi posso consigliare io, non fate la cazzata di andarvi a caricare, sovraccaricare, anche perché nessuno vi darà un premio comunque. Io sto parlando di gente amatoriale che non lo fa per gare e competizione, no? Però ragazzi, io quello che posso dire è semplicemente questo, recuperate perché nel momento in cui recuperate vi posso garantire che spingerete il doppio in palestra. Farete un bel allenamento, vi piacerà, vi divertirete e spingerete tanto. Se voi andate ad allenarvi con un infortunio, spingerete di meno, anche con la febbre, questo ve lo dico, spingerete di meno, vi sentirete una fezza, cioè una schifezza, scusatemi, l'ho detto in crotonese. Perché? Perché giustamente non riuscite a dare quello, ad erogare la potenza che volete. E vi sentirete peggio, vi andrete ad allenare senza voglia ed è semplicemente un forzare gli eventi, cosa che io vi sconsiglio vivamente. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, in.sport.fit su Instagram, anche su YouTube, sì, vabbè, ciao, anche su Facebook, scusatemi. Se avete problemi di ogni natura, curiosità, perplessità, domande, scrivetemi o in direct oppure nella sezione dei commenti qui sotto. È sempre aperta, ragazzi. E buon allenamento da sport. Ciao!